L'attesa è finita dopo il doppio stop forzato a causa della pandemia. Sabato 10 settembre torna Via Romana in Festa, giunta alla sua 12ª edizione. Confesercenti ha sempre cercato di valorizzare anche le zone periferiche della città, che hanno tutto il diritto di essere conosciute, di essere vissute, perché è bello il centro storico, ma sono belle anche altre zone. L'arteria, come sempre, si trasformerà in un'isola pedonale dalle 19 a mezzanotte, appuntamento con shopping, karaoke, balli, cibo, sport e divertimento. Si tratta proprio di dare un senso anche di ritorno alla normalità. Nello stesso tempo siamo vicini anche al settore, perché il commercio in questo momento soffre tante problematiche, e quindi anche dare un segnale di un evento che in un territorio porta gente, porta anche rianima una frazione, sarebbe appunto un bel segnale per tutto il territorio e anche il settore. Queste sono manifestazioni che creano momenti di socialità, di senso di appartenenza a questi quartieri che, come dicevo, sono più piccole frazioni piuttosto che quartieri. Quindi, al di là della valenza commerciale dell'evento, c'è anche questo aspetto che secondo me non è da sottovalutare. Tra le attrazioni ci sarà l'esibizione della scuola di ballo Tutti i Frutti. Abbiamo con noi altre scuole, la Manuel Dance, Let Me Dance e tanti altri che vengono, perché poi dopo noi, oltre alle esibizioni, facciamo anche una serata latina per gli adulti, e quindi ballo sociale, che ci manca tanto, in questi ultimi 2 anni l'abbiamo tanto sofferto, quindi in via Chiarini si balla fino a che ci staccano la corrente. In strada poi anche trampolieri ed acrobati circensi di sottosopra, baby dance, spettacoli, animazione con balli latini di gruppo, salsa baciata della scuola di ballo PJ Dance. A partire dai bambini piccolini, perché faremo baby dance, quindi gioco danza per quelli che sono bambini piccolini da 3 anni in poi, fino ad arrivare agli over over, chi ha voglia di ballare, perché ma il nostro motto è questo. Non solo, non li faremo solo ballare, ma li faremo anche giocare, quindi mi raccomando, numerosi bambini 3 anni in poi ci sono tante novità e tanti giochi per voi. Se siete curiosi, venite perché vi aspettiamo. E poi musica con il karaoke di Beppe Marco. Per i più piccoli invece ci saranno i laboratori a cura dei piccoli chef.